Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 49, infatti, di età compresa tra 3 e 85 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.412 tamponi molecolari e 1.283 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari all'1,32% del totale dei casi positivi, più 15 in provincia dell'Aquila, numero invariato invece in provincia di Chieti, più 6 in provincia di Pescara, più 30 in provincia di Teramo, numero invariato per coloro che risiedono fuori regione e meno 2 per coloro per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti, e questa è una buona notizia, non registra nessun nuovo caso e dunque resta ancora fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi 71.642 tra dimessi e guariti, gli attualmente positivi sono 919, 25 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 1, numero invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre gli altri 893 più 48 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E l'Agenzia Sanitaria Regionale ha deciso di avviare un programma di sorveglianza sugli operatori sanitari vaccinati per capire quanto sia efficace la copertura vaccinale. Verificare la copertura vaccinale sul personale sanitario, il più esposto al virus. Per questo sono state redatte le linee guida dall'Agenzia Sanitaria Regionale, già trasmesse alle ASL regionali, che introducono precise scadenze e procedure per monitorare il pattern anticorpale protettivo. Questa iniziativa, spiega l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, si propone tre obiettivi principali: ridurre i rischi per chi è più esposto al patogeno, contenere il contagio tra chi accede alle cure sanitarie, scongiurare chiusure e blocchi nelle attività assistenziali. A distanza di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, tutti gli operatori sanitari delle ASL abruzzesi saranno sottoposti da parte del medico competente a un prelievo venoso standard per valutare la risposta quantitativa degli anticorpi diretti contro la proteina spike di SARS-CoV-2. Il dosaggio anticorpale va ripetuto dopo un anno dalla vaccinazione. I risultati di questo screening, aggiunge il direttore della SR Pierluigi Cosenza, andranno comunicati tempestivamente all'Agenzia Sanitaria, così da adottare le azioni necessarie ad orientare il programma vaccinale con eventuali dosi di richiamo per prevenire il rischio di infezione in operatori sanitari già vaccinati, ma anche, conclude Cosenza, per pianificare i programmi di sorveglianza sanitaria a cui gli stessi vengono sottoposti da parte dei medici competenti. Gli operatori sanitari sui quali sarà attiva la sorveglianza da parte dei medici competenti della medicina del lavoro delle singole ASL includono tutte le professioni sanitarie, compresi i medici specializzandi. E domani chiuderanno i 3 drive-thru della provincia dell'Aquila, centri per l'esecuzione dei tamponi molecolari nella frazione aquilana di Preturo, ad Avezzano e a Sulmona, tutti gestiti da personale sanitario dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione IGEA. Saranno presenti i sindaci dei comuni interessati e il colonnello medico dei Carabinieri Salvatore Falvo, direttore dell'infermeria presidiaria della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, che ha coordinato il personale sanitario impiegato. Chiudiamo la pagina Covid, cambiamo argomento, parliamo di cronaca. 60 persone di 6 paesi indagate nell'ambito di un'indagine conclusa dalla Guardia di Finanza e Polizia Stradale di Pescara su una frode di 6,3 milioni di euro. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara, unitamente agli uomini della Polizia Stradale del capoluogo adriatico, hanno scoperto una frode di oltre 6 milioni di euro che vede indagate 60 persone di diversi paesi europei. L'attività di indagine conclusa nelle ultime ore ha visto la collaborazione di numerose polizie e procure estere e ha consentito di eseguire misure cautelari personali e sequestri patrimoniali nei confronti di diversi cittadini italiani e stranieri. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Pescara, sono stati illustrati i dettagli dell'operazione.
Grazie al fatto che abbiamo messo assieme le migliori competenze delle forze di polizia nazionali, ma anche delle autorità giudiziarie, oltre che di quelle internazionali dei vari paesi europei coinvolti, ha fatto sì che abbiamo disarticolato un'intera organizzazione ramificata in mezzo Italia e in mezzo Europa, con ben 60 soggetti che poi abbiamo denunciato e che hanno utilizzato e messo in piedi addirittura 47 società sparse nei vari paesi europei e nelle varie regioni italiane, finalizzate proprio a perpetrare questa truffa ai danni dell'IVA e quindi comunque delle risorse europee. Una truffa che è stata perpetrata anche utilizzando addirittura oltre 50 milioni di fatture fittizie, per operazioni fittizie, con un'evasione di oltre 60 milioni. Parliamo di Germania, parliamo di soggetti spagnoli, francesi, lituani, rumeni, con sequestri che abbiamo operato non solo in Italia, ai soggetti italiani, ma anche ai soggetti stranieri nei loro paesi di residenza. Beni di ogni genere, macchine di lusso, conti correnti, tutto quanto è stato finalizzato appunto a ristorare lo Stato e l'Unione Europea del maltolto. Abbiamo fatto un controllo su strada, una macchina con targa tedesca, e quindi nel momento in cui si vanno a controllare i documenti ci si accorge che controllando la targa e controllando che la carta di circolazione c'è qualche problema. Il problema infatti c'era sul telaio. Il telaio era stato clonato, quindi era stato messo il numero di telaio diverso rispetto a quello che è stato rubato in Belgio, la macchina è stata rubata in Belgio. A questo punto noi, attraverso i nostri canali, la casa madre della macchina, attraverso il numero di compressore e attraverso soprattutto il case della chiave, siamo riusciti a risalire al vero numero di telaio che era stato clonato. Le discriminazioni di genere ci sono ancora e la pandemia le ha ulteriormente portate allo scoperto. Così si è espresso l'ex segretario generale ed ora responsabile delle politiche di genere della CGIL, Susanna Camusso, intervenuta all'Università di Teramo in occasione della cerimonia di premiazione del concorso Libertà e diritti delle donne. Questa è un'iniziativa che si è tirata un po' lunga perché in mezzo abbiamo avuto la pandemia e quindi ovviamente dei problemi, ma è stata un'iniziativa per cominciare ad affrontare e proporre ai ragazzi, alle ragazze, agli studenti, alle studentesse di affrontare questo tema, sia perché l'università è un luogo di studio, di elaborazione, sia perché diciamo sempre bisogna partire dalle giovani generazioni, quindi sicuramente questo è un luogo ideale, ma è anche l'occasione però per denunciare quanto poco si fa per rimuovere quegli ostacoli che determinano l'esistenza di una grande discriminazione del genere femminile. Purtroppo la pandemia che abbiamo alle spalle, anzi dentro la quale siamo ancora, che in parte abbiamo alle spalle, è stata anche svelatrice di come la violenza continui a crescere invece che a ridimensionarsi, e spesso si trascura il fatto che l'esistenza di tanta violenza nei confronti delle donne non è solo un problema della singola donna colpita, ma è un tema che riguarda poi proprio il clima sociale, il clima delle relazioni, le stesse opportunità e possibilità per le donne di essere libere e di fare delle scelte, così come un problema di libertà delle donne, l'assenza di lavoro, la discriminazione sul lavoro. E quindi come dire, è un percorso, perché intanto esserne coscienti permette poi di lottare per cambiarlo. Nuovo grido d'allarme di agricoltori, sindaci e cittadini contro l'emergenza cinghiali. Anche all'Aquila questa mattina si è tenuta la manifestazione organizzata a livello nazionale da Coldiretti. Agricoltori in piazza esasperati dall'emergenza cinghiali, manifestazione nazionale indetta per oggi da Coldiretti, a Roma in piazza Montecitorio e in tutti i capoluoghi di regione. Così questa mattina hanno manifestato anche all'Aquila, all'esterno dell'emiciclo, gli agricoltori, allevatori, pastori e cittadini. Proprio l'emergenza Covid, con la diminuzione della circolazione delle persone, ha accentuato il fenomeno dell'invasione dei cinghiali, che hanno così trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e
scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. I cinghiali distruggono produzioni alimentari e raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali e si spingono fino all'interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Secondo i dati raccolti da Coldiretti a livello nazionale, con la pandemia è cresciuto del 15%, 2,3 milioni, il numero di esemplari che invadono città e campagne, causando un incidente ogni 48 ore con un tragico bilancio di 16 vittime e almeno un italiano su 4 si è trovato faccia a faccia con un cinghiale. In occasione della protesta all'emiciclo, i rappresentanti di Coldiretti Abruzzo hanno presentato al vicepresidente della regione con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, una proposta di delibera di giunta sul controllo della fauna selvatica. Non siamo soli, non è solo l'agricoltura a chiedere questa variazione alla delibera, ma è un po' tutta la cittadinanza. Siamo qui con i sindaci di diversi comuni più colpiti e noi chiediamo, abbiamo presentato questa proposta di delibera dove in primis vogliamo l'allargamento del periodo di caccia nei confronti del cinghiale, vogliamo che il proprietario dei terreni possa cacciare sul proprio territorio, vogliamo la disponibilità della carcassa in maniera da ristorarci in qualche maniera dei danni subiti e non ultima ma molto importante quella di chiedere alla prefettura la nomina di un commissario ad acta che possa organizzare battute di caccia anche nelle aree protette, per cui nelle aree protette e nei nostri parchi regionali, per cui questo potrà essere fatto, dovrà essere fatto e forse riusciremo a risolvere il problema. Dopo la rinuncia da parte della cordata romana individuata dalla Regione Abruzzo per gestire il complesso Le Naiadi di Pescara, il PD torna all'attacco e chiede chiarezza sulla vicenda. Intanto arrivano le prime indiscrezioni sul project financing portato avanti dal Comune di Pescara. Torna di nuovo in bilico la riapertura del complesso Le Naiadi di Pescara. Infatti la cordata romana a cui la Regione Abruzzo aveva affidato la gestione, dopo aver effettuato i sopralluoghi all'interno della struttura, ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare. Alla base della decisione ci sarebbero gli elevati costi di gestione e le difficoltà di produrre ricavi ed il solo anno di gestione, unitamente ai contributi regionali, sono stati ritenuti evidentemente non sufficienti per offrire le dovute garanzie. Questa notizia ha scatenato la reazione del Partito Democratico che tramite il consigliere regionale Antonio Blasioli chiede alla maggioranza guidata dal presidente Marco Marsilio di accelerare affinché l'impianto possa riaprire nel breve periodo per poi valutare soluzioni di gestione più efficienti e sicure. Se posso permettermi, questa è l'ennesima fotografia del disastro organizzativo della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara rispetto allo sport in questa città. A farne le spese sono ancora una volta i lavoratori, gli utenti di questa struttura ed ora che si fa? Vorremmo capirlo dall'amministrazione regionale che sembrerebbe orientata ad un nuovo affidamento di un anno, ma l'affidamento di un anno, se non era possibile per questa società di professionisti abituata a gestire impianti natatori, sarà difficile per chiunque altro. Intanto primi rumors per quanto riguarda il project financing sul rilancio del centro natatorio. Un investimento complessivo da parte di privati dalla somma complessiva di 5 milioni di euro, di cui 4 milioni destinati alle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico. A riferirlo Claudio Croce, presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara durante l'ultimo Consiglio Comunale. Questa soluzione però avrà bisogno di tempi lunghi per garantire continuità all'impianto e non sarà realtà prima di un anno. Mi chiedo come farebbe il Comune di Pescara a gestire un impianto senza know-how professionale e tecnico, un impianto che un'associazione abituata a gestirli ritiene altamente improduttivo. Comune di Pescara, che è un comune che sta ancora in predissesto. Vedete, una situazione molto complessa che si è incancrenita con il tempo e che adesso merita una soluzione in cui c'è bisogno di un forte investimento pubblico. Dunque a questo punto, per tamponare l'emergenza, non è escluso che la Regione Abruzzo possa indire un nuovo bando pubblico da chiudere nel giro di un mese. Dopo la condanna per peculato, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, conferma che continuerà a portare avanti il suo lavoro di primo cittadino pur non potendo firmare gli atti e attacca la legge Severino che ne stabilisce la sospensione dall'incarico.
Una norma incivile da terzo mondo. Non usa mezzi termini il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, per commentare la norma Severino che sancirà la sua sospensione dalla carica di primo cittadino dopo la condanna da parte del Tribunale dell'Aquila a 1 anno e 4 mesi per peculato sull'utilizzo delle auto blu della provincia. È attesa settimana prossima la sospensione dal prefetto Cinzia Torraco. Le redini passeranno al vice sindaco Domenico Di Berardino. Di Pangrazio resterà la guida politica della città e ha rivolto un plauso alla squadra di consiglieri e assessori uniti attorno al sindaco nelle ore successive alla sentenza. Di Pangrazio si è scagliato contro la legge Severino, una norma definita contraria ai cittadini, nel giorno in cui 8.000 sindaci italiani sono scesi in piazza a Roma per protestare contro la norma che, come evidenziato da Di Pangrazio, colpisce i sindaci ma non i parlamentari. Non è successo di fatto nulla, ci sarà un vice sindaco che firmerà, ci sarà una giunta che continuerà ad andare avanti, ci sarà un consiglio comunale che andrà avanti, ci sarà un sindaco che sarà in comune e in città, soprattutto ad ascoltare i cittadini, mi sarà inibito di firmare atti o di vestire la fascia, ma tutto è come prima, ci sarà sempre Gianni Di Pangrazio in mezzo alla gente ad ascoltare la gente e poi riportare i problemi della gente in comune. È una norma non giustizialista, è una norma antidemocratica, è una cosa immorale che va a determinare una sospensione che crea danno solo ai cittadini, non al sindaco, perché di fatti il sindaco continua ad operare non firmando e non essendo poi però operativo come dovrebbe essere, perché molte volte per fare il sindaco ci vuole il coraggio di firmare, di rappresentare l'amministrazione nelle sedi importanti anche con l'autorevolezza. Speriamo oggi la manifestazione a Roma di tutti i sindaci d'Italia riescono a far capire a questo Parlamento finalmente che a loro tra l'altro la presenza non si applica per condanne di primo grado, far capire che è una legge antisindaci e va immediatamente cambiata. Prime multe annullate ai cittadini che hanno superato il limite nei pressi dell'autovelox di Via di Sotto a Pescara. Pochi giorni dallo smantellamento parlano i consiglieri comunali di centrosinistra. Gian Pietro, alle nostre spalle c'è l'autovelox di Via di Sotto e a tal proposito nelle ultime ore sono arrivate le prime sentenze di annullamento di multe prese dagli automobilisti. Prima è stata la direzione sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture, cioè l'ente preposto al controllo di questi strumenti, che ha detto tornate indietro perché l'autovelox in queste condizioni a 30 all'ora è troppo basso. Ora arrivano addirittura delle sentenze, la prima sentenza chiaramente da parte delle giudici di pace, alla quale vogliamo chiedere al Comune non faccia seguire un ricorso, perché vorrebbe dire davvero portare i cittadini in tribunale, costringerli a pagare ulteriormente gli avvocati, e vorrebbe dire davvero a questo punto fare una sorta di persecuzione nei confronti delle persone che evidentemente hanno già pagato tanto. Qui sono state fatte più di 20.000 sanzioni, è stato raccolto più di 1,5 milioni di euro, quindi crediamo che sia il momento in cui la Giunta Masci si assuma le proprie responsabilità, chieda scusa ai pescaresi per quello che, per l'errore clamoroso che ha fatto, e comunque questa è una storia che sicuramente i pescaresi non dimenticheranno. Questo strumento è stato noleggiato per 6 mesi, quindi anche le promesse di trarlo diversamente, sono state tutte promesse fatte per tenere buone le persone, ma le persone non hanno creduto a queste promesse e, come da previsione, scade il noleggio e non verrà rinnovato. Questa prima sentenza ci dà ragione e siamo contenti, dà ragione ai cittadini che con caparbietà hanno fatto ricorso e insieme alla lettera ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture conferma che questo dispositivo non è adeguato. Ora quello che chiediamo al Comune è innanzitutto di rinunciare al ricorso presso il Tribunale Civile, perché questa potrebbe essere un'altra ragione di disagio e di confusione per questa vicenda, viste le evidenti problematiche di questo dispositivo, e in questa funzione di nuovo richiediamo l'annullamento di tutte le multe sia per chi ha fatto ricorso che chi non l'ha fatto ancora. Ci dispiace per tutti i cittadini che in buona fede hanno pagato le multe e che purtroppo non vedranno riconosciuto nessun tipo di beneficio da questa sentenza. Assessore alle politiche sociali di Pescara Delchi Sulpizio ha illustrato questa mattina i contenuti del programma Pescara Solidale, che include 4 interventi finalizzati a sostenere le famiglie pescaresi con un impegno dell'amministrazione di oltre 400.000 euro.
Assessore, ancora un intervento dell'amministrazione comunale di Pescara nei confronti delle famiglie bisognose della città, ancora fondi a disposizione? Sì, sono 410.000 euro totali, un importante aiuto che noi diamo alle famiglie pescaresi. Ricordiamo che sono quattro linee di intervento che abbiamo spiegato oggi nel corso della conferenza stampa, con cui vogliamo dare delle risposte importanti. Il comune c'è, è vicino alle cittadini pescaresi e alle sue famiglie, e con questo riusciamo, siamo convinti che potremo dare anche una boccata di ossigeno anche nella fase pandemica, aiutando concretamente i nostri concittadini. Non ci scordiamo poi che è anche un aiuto anche non indiretto, io diretto nei confronti delle attività commerciali, perché sono 410.000 euro di risorse che poi andranno a dare un supporto a tutte le attività che gravitano intorno ai servizi alle famiglie. Questo provvedimento segue l'apertura, l'inaugurazione oltre un mese fa dell'Emporio di via Gran Sasso? Sì, è qualcosa che segue, come dicevi tu, quell'altra linea di intervento. Sono veramente tante le linee, tutte le linee che noi abbiamo posto in essere in questo momento, perché ci rendiamo conto che le famiglie soffrono, sono in difficoltà e dobbiamo dare delle risposte concrete. Questa è ancora un'altra risposta concreta, come era quella che dicevi te, che vede all'interno dell'Emporio di via Gran Sasso 400 famiglie che provvedono ad andare a chiedere aiuto ogni mensilmente e gli vengono consegnati pacchi. Con un'ordinanza temporanea la Capitaneria di Porto di Giulianova ha vietato il passaggio nelle immediate vicinanze delle torri faro per sospette criticità riscontrate in alcune di esse. Il tutto nel pieno dell'estate, con tanti turisti che scelgono di approdare nel porto della provincia teramana. La Capitaneria di Porto di Giulianova ha emanato un'ordinanza di interdizione nelle aree del raggio di 35 metri dal basamento di tutte le 14 torri faro presenti all'interno dell'area portuale. Il provvedimento a scopo cautelativo è stato reso necessario a causa di una verifica sullo stato di manutenzione delle torri che ha fatto emergere rilevanti criticità. Il provvedimento è temporaneo in attesa della messa in sicurezza delle torri. L'ordinanza è stata emanata dal comandante dell'ufficio circondariale marittimo tenente di Vascello, Daniela Spera. Sicuramente la situazione non è semplice da gestire, perché comprendiamo e conosciamo bene il porto di Giulianova, è un porto molto vivo dove ci sono diverse attività commerciali e inevitabilmente d'estate è un porto che si popola anche di turisti. Il provvedimento, come ho detto già con dei comunicati stampa, è stato assolutamente necessario e cautelativo. Ovviamente non c'è un pericolo imminente, ma dobbiamo lavorare a stretto contatto, come stiamo facendo. Abbiamo chiesto una riunione alla regione insieme all'ente porto e a giorni avverrà. Ci siamo già riuniti anche col comune per cercare di capire quelle che sono le azioni da porre in essere. Ovviamente quello che io ho richiesto nell'immediatezza è la messa in sicurezza delle torri faro, quindi nelle more di capire se vanno sostituite, migliorate, sicuramente la messa in sicurezza è la cosa principale per poter transitare in maniera serena e tranquilla nel porto. Io mi auguro che, insomma, nel giro di poche settimane riusciamo quantomeno ad avere un porto sicuro, illuminato, e poi ovviamente i tempi per le sostituzioni, vi rendete conto che sono torri faro anche, sono tante, sono 14 in totale, e i lavori sicuramente non saranno così veloci se, ripeto, si prova che vanno sostituite, perché al momento siamo solo in una fase di indagine. Adesso apriamo la pagina dello sport, un paio di giorni dedicati alle visite mediche, poi il 15 luglio scatterà il raduno per il Pescara, che da quella data inizierà a lavorare nel ritiro di Palena fino al 28. Nei prossimi giorni la società conta di chiudere almeno 5 operazioni in entrata, come confermato ai nostri microfoni il neo direttore sportivo Luca Matteassi. Luca Matteassi, il nuovo direttore sportivo del Pescara, intanto come si è creato questo legame con il club biancazzurro? Lei era in uscita dal Modena e poi avete trovato l'accordo col presidente. Sì, era in uscita nel senso che il Modena ha cambiato proprietà e sono arrivate persone di fiducia della proprietà. Quando ho fatto la risoluzione ho ricevuto dopo un giorno, due giorni, la chiamata del presidente, sono venuto a fare un colloquio qua. E poi penso che l'abbia fatta ad altri, insomma, anche con altri direttori. Dopo alcuni giorni mi ha richiamato, sono tornato su e abbiamo deciso di cominciare a lavorare insieme. Avrà trovato diversi giocatori sotto contratto, avrà trovato una situazione forse non semplice parlando con il presidente.
quando vieni da una retrocessione è normale che alcuni contratti pesanti rispetto alla categoria ci siano, quindi ci sono anche qua. Ha già parlato prima il presidente di questo, non è detto che tutti vadano via. E come ho detto prima, abbiamo le idee molto chiare e vedremo, ci sono alcune trattative in entrata, alcune trattative in uscita, vedremo insomma di fare, noi ci impegneremo al massimo per cercare di fare un buon lavoro. Ma alcuni molto probabilmente, come ripeto, ha detto prima il presidente, andranno via, altri rimarranno, a meno che non venga una proposta importante anche per la proprietà. Però come ha detto lei, alcuni andranno e alcuni rimarranno. Più o meno a contezza di quanti giocatori arriveranno per dare una certa definizione all'organico? Ma ora il numero non me lo ricordo bene, però sicuramente arriveranno diversi giocatori, vogliamo cambiare abbastanza e ripeto, 4-5 operazioni sono ai dettagli e poi piano piano inseriremo anche altri giocatori. Ecco, quale sarà il reparto su cui farete maggior restyling e poi che ruolo avranno i gioiellini della primavera che hanno fatto tanto bene in questi anni? Ma per quanto riguarda restyling bisogna cambiare molto, sia in tutti i reparti, stiamo cercando di cambiare abbastanza e i gioiellini della primavera, a cui faccio i complimenti sia alla proprietà che soprattutto a Geria, responsabile del settore giovanile, che sta facendo grandissime cose, e questi gioiellini verranno in ritiro con noi e chissà, magari lasceranno il mister a bocca aperta e potranno magari ritagliarsi uno spazio importante anche durante la stagione, e sarebbe una bellissima soddisfazione anche per la proprietà. Lei conosce molto bene il girone B, il mister conosce molto bene il girone C, il girone del sud. Cosa cambierebbe effettivamente tra un inserimento nel C o nel B? Ma no, è già stato detto prima, cioè io conosco molto bene il girone B, il mister il girone C. Ci sono alcuni campi, come hanno detto loro, io il girone C l'ho fatto veramente quando giocavo, da direttore non l'ho mai fatto. Cambiano un po' le strutture, i campi, però ripeto, dove ci metteranno giocheremo. In questo momento, se dobbiamo guardare come fanno i gironi, dovremmo essere nel girone B, perché alla fine Monterosi, Viterbese sono sotto di noi, anche l'Olbia è sotto di noi se vogliamo ragionare da questo punto di vista. La Casertana ha lasciato un buco, però vediamo chi sarà ripescato, magari potrà esserci un ripescaggio che sarà sotto a Pescara. E a proposito di nuovi arrivi, è ufficiale l'arrivo di Michael De Marchi proprio a Pescara, eccolo qua il comunicato ufficiale della società biancazzurra che ufficializza l'arrivo dell'attaccante classe 1994, arriva a titolo definitivo dalla Virtus Vecomp Verona, Serie C, girone B. De Marchi conta anche presenze in Serie B, come vedete, a Carpi e con la maglia del Cittadella. E invece ancora attesa a Teramo per la definizione del perimetro societario attorno a Franco Iachini. Poi comincerà il mercato, anche se non c'è ancora il direttore sportivo che dovrà scegliere l'allenatore. Nel frattempo la FIGC ha stilato il protocollo per la stagione 2021-2022. Qualche altro giorno per capire, altri 10 per fare la squadra. Il Teramo è ancora al palo e ha la necessità di capire i contorni, soprattutto societari, all'interno dei quali muoversi. I giocatori sotto contratto sono 15, 14 se si considera che Piacentini presto potrebbe partire, 13 con Cianci che a Teramo non rimarrà. Chi farà il mercato? Iachini ha confermato l'addio con Iaconi e quello, che però potrebbe essere soltanto temporaneo, con Sandro Federico. Il settore sportivo non è ancora nelle mie valutazioni, settimana prossima deciderò eventualmente se confermare il direttore sportivo o trovare altri direttori sportivi. Poi ci saranno le offerte per i componenti la rosa, su Piacentini è forte il Pisa, mentre per quanto riguarda Diachite la sensazione è che si andrà ad un braccio di ferro. Il giocatore ha il contratto ma anche tante offerte e le richieste del diavolo sono evidentemente troppo alte nel post pandemia. Non accettiamo offerte al ribasso perché possono stare qui tranquillamente a giocare. Se mi faccio un riferimento, uno per tutti, un Diachité non raggiunge il nostro obiettivo, Diachité ha un contratto fino al 30 giugno 2023, potrà continuare la sua crescita e preparazione professionale, perché è un ragazzo che sicuramente
ha dimostrato di avere grandissime capacità e qualità, sicuramente un ragazzo che si deve formare e continuerà eventualmente la formazione presso la nostra squadra, perché dopo tutto un difensore centrale di quella portata fa gol a tanti, ma fa gol anche al Teramo. Costa Ferreira, il cui contratto è scaduto mercoledì scorso, invece sta cercando una squadra e il Potenza potrebbe essere una pretendente accreditata. La FIGC intanto ha pubblicato il protocollo con le indicazioni per la gestione della stagione sportiva 2021-2022. Le novità: anzitutto non si parla più di gruppo squadra, ma di gruppo 1, del quale fanno parte tutti coloro che operano necessariamente a contatto fra di loro: calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri e altri componenti dello staff e i medici sociali. Poi c'è il gruppo 2, del quale fanno parte gli arbitri e tutte le categorie ad essi collegate. Infine il gruppo 3, comprendente tutti coloro che partecipano alla gestione dell'evento: giornalisti, steward, dirigenti delle varie società non direttamente a contatto con la squadra. Da ultimo gli spettatori, che ovviamente il calcio aspetta sugli spalti nella prossima stagione. I nuovi test, inizio stagione, due variabili, scrive la FIGC, potranno influenzare la gestione della prossima annata: l'andamento della campagna vaccinale e la comparsa di nuove varianti. A tal proposito non viene previsto l'obbligo vaccinale per i giocatori. A inizio stagione il gruppo 1 sarà diviso in tre categorie: i vaccinati, i guariti e i suscettibili da contagio, tra cui figura anche chi ha ricevuto solo la prima dose. La FIGC ha previsto che in caso di positività il soggetto dovrà essere allontanato dal gruppo. Sarà poi compito dell'autorità prevedere, a seconda della situazione, ulteriori provvedimenti nei confronti del gruppo. Poi ci sono i controlli a stagione in corso. Durante il precampionato i test di routine molecolari e antigenici saranno svolti ogni 6-8 giorni. La novità rispetto alla scorsa stagione è che saranno obbligatori solo per i suscettibili, mentre facoltativi per vaccinati e guariti da non più di 6 mesi. È prevista comunque la possibilità di aggiornare il protocollo in corso d'opera prima dell'inizio del torneo. Si alleggeriscono alcuni obblighi, per esempio non sarà più vincolante l'utilizzo di stanze singole, soprattutto per vaccinati e guariti. Prima di chiudere, una bella notizia di ciclismo, perché è ufficiale da oggi: Marta Bastianelli e Giulio Ciccone sono stati convocati con le nazionali azzurre di ciclismo per le prove su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Non c'erano già dubbi per l'atleta della Trek Segafredo, che sarà in squadra insieme a Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Alberto Bettiola e Gianni Moscon, mentre per Marta Bastianelli in dubbio fino a qualche ora fa, invece è arrivata la chiamata nella formazione che vedrà anche in asse di partenza la campionessa d'Italia appena confermata ad Imola, Elisa Longo Borghini. Per la ciclista originaria di Velletri, ma ormai trapiantata in Abruzzo, altro traguardo di prestigio in questo momento in cui è impegnata nel Giro d'Italia donne, che vedrà l'epilogo il prossimo 11 luglio. E di questo e tanto altro ovviamente parleremo questa sera a partire dalle 21 nell'appuntamento numero 19 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. L'appuntamento invece con la nostra informazione alle ore 23. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.